tua è una storia che inizia nel... Dall'inizio iniziamo praticamente nel 2014-2013, periodo estivo dove svolgevo un servizio di accompagnamento, mi sento poco bene, ho degli affanni, ma non ci ho dato peso, ho pensato allo stress per via della mia professione di bodyguard. Faccio passare ancora qualche mese, a novembre mi sento male, ma tanto di brutto, mi portano al... Fate bene fratelli, Isola di Tiberina in ospedale a Tu Roma, lavoravi a Roma a all'epoca. Roma, all'epoca vivevo a Roma, e mi riscontrano questa miocardiopatia dilatativa degenerativa maligna, dove già da subito mi è stato detto che l'unica soluzione sarebbe stato il trapianto del cuore. Vista l'età, fanno tutto l'iter e Roma mi mette per il San Camillo in lista per il trapianto. Ho continuato tranquillamente a fare la mia vita, anche perché non è stato facile accettare questo praticamente stop, tu hai smesso di essere e di fare quello che hai sempre fatto in La tua professione. vita, sì. A luglio ho l'ennesimo infarto, abbastanza brutto. A questo punto decido di chiudere con la mia professione e rientrare qua a vivere in Liguria dove vive mio figlio. A settembre ho un bruttissimo arresto cardiaco dove vanno in shock le cellule nervose del cuore, che sono quelle che danno l'impulso cardiaco a far battere il cuore. Il defibrillatore che ho impiantato, invece di scaricare G30, scarica G40, viene regolato a queste misure, di solito scarica G30, scaricato G40, se no oggi non sarei qua. Partito in embolia. Questi dolori in ospedale, ero inoperabile per via della problematica dell'arresto cardiaco. Santa Corona, dove mi fanno un primo intervento a novembre dell'anno scorso, 2016, Un anno fa. un anno fa, e arriviamo a marzo di 2017, dove è andato tutto quanto per aria, è andato tutto quanto male. Ad aprile mi fanno svariati interventi, alla vigilia di, come si dice, di Pasqua, mi amputano questa gamba. Per, ripeto, negligenza post-operatoria, mi si forma un'infezione al mancone destro, la gamba era destra, quella amputata, preferisco leggertelo perché così non faccio brutte figure, praticamente con una fistola secemente apicale su un moncone di coscia. Ora, il 26 di aprile mi trasferiscono a Loano, alla ex rappresentazione centro di riabilitazione, oggi Monsignor Pogliani, per una riabilitazione, darmi una protesi per tornare a camminare. Mi viene data questa protesi dopo un po' che io provo a camminare ho dei dolori assurdi, per 5 mesi e mezzo, ogni 60 settimana vado all'ambulatorio vascolare a farmi controllare questo moccone. E lì, come dice un amico mio, anche lui ha amputato il fattore C. Fortuna, chiedo scusa, bit, fortuna. Becco sempre lo stesso. Se non che il primario del Pogliani, il dottor De Giglio, scrive a questo vascolare dicendogli: scusi, ma facciamo un tampone, cerchiamo di capire l'infezione. E mi fanno il tampone. Apro una parentesi e la chiudo: in tutte queste visite il sottoscritto ha pagato, perché anche se mi mancava una gamba, per lo Stato italiano io non ero disabile, Eri non ero considerato invalido, ero normodotato. considerato normodotato. Ma avessero detto pure a me, sei stato felice, eh? Però per loro lo ero. Succede che andiamo avanti questa problematica, io non posso più mettere il moncone.
il 20 di settembre, non posso mettere, chiedo scusa, la protesi. La protesi. Il 20 di settembre vengo dimesso, anche perché mi tengono a fare che cosa? Il turista? Scelgo io dove andare in ferie. Vengo dimesso, il 19, chiedo scusa, il 19 mi mandano di nuovo dai vascolari, io nell'ambulatorio dei vascolari veramente sono arrivato a un punto che stavo buttando per aria tutto, ha rischiato il vascolare che io lo aggredissi, lo ammetto proprio. Il vascolare mi dice, beh, a questo punto chiamiamo Mios, però ci hai messo 6 mesi, me coglione. 6 mesi per chiamare un centro specializzato. Per 6 mesi per non capire che cosa ho, perché non è che dici ha capito che cosa ho e mi ci hai mandato. No, tu mi stai mandando al Mios perché ci hai capito niente, e mandi la patata bollente. La passi a un altro. A un altro. Così io mi sono vado di mezzo. Eviti di rischiare che ti metto le mani addosso, perché gliele mettevo le mani addosso, perché qui si sta giocando con la salute, con la mia salute, con me. Questo vascolare, sapete che cosa mi ha detto? Ma lei non si deve comportare così, perché deve capire che noi siamo esseri umani e possiamo anche sbagliare. Lo accetto, mi sta bene, ma una volta sbagli, due sbagli. Signori, per 6 mesi, una volta alla settimana, quanto fa? Fatelo voi, fate il calcolo. Tu hai sbagliato per 6 mesi. Per 6 mesi, ma mi continua via. Alzare il moccone, inserire una siringa, mettere il disinfettante, che me lo faccio pure io ormai, lo faccio io a casa. Io me lo faccio. C'è rotto, a posto così, ciao. Cioè, è come se fossi andato in pizzeria, scusi, una pizza alla margherita, grazie, ho risolto il problema. E quindi da parte tua non c'è stata l'attenzione dovuta, un atteggiamento forse troppo superficiale. Menefreghismo vorrei dire. Menefreghismo. Nel mio confronto c'è stato, credo, menefreghismo. Quindi. Poi però questo passaggio al Mios. E allora forse il Mios, dove devo dire, signori, che sono rimasto subito colpito dalla professionalità degli operatori del Mios. Nella fattispecie il dottor Antonini, che il 2 di ottobre mi visita a vedere le problematiche che io ho, e difatti il foglio che abbiamo visto prima, dove dice appunto questa cosa qua, e dove c'ho la osteomielite sul moncone femorale destro. L'indicazione è un intervento di revisione del moncone e bonifica. Non possono farmi RMN, che sono dei raggi, sarebbero la risonanza magnetica, in parole povere, perché ho dovuto un incidente da quando ero ragazzino, c'ho un po' di ferri in un braccio, tipo Robocop, ormai sono diventato Robocop, o meglio, io mi definisco l'uomo Ikea, se si può dire, perché prima di uscire mi devo montare, no? Tra virgolette. E il tutto solo con intervento chirurgico. Ora, io non ci ho mai pensato che questa infezione mi potesse causare altri grossi problemi. Che quali sono? Sono che io sono stato messo fuori lista a trapianto del cuore, perché con un'infezione in corso sono inoperabile. Non mi possono aprire a cuore aperto e mettere un altro cuore. E già è un grosso problema. Un'altra chicca che si è aggiunta ieri. Ieri mia madre è andata a fare un controllo in Santa Corona. Gli ho detto se per cortesia la tecnica per il defibrillatore, dottoressa, gli spiega la situazione. La dottoressa guarda mia madre e gli fa in quelle condizioni noi come facciamo a fargli un controllo? Cioè, della serie, cari miei politici regionali a questo punto, perché datevi una svegliata, fate qualcosa, perché non è possibile che avvenga un ospedale d'eccellenza, una struttura stupenda, una struttura che fa invidia veramente a certi ospedali americani, 4 sale operatorie, 3 chiuse e una opera.
con tutta la rabbia che ho dentro, ma la rabbia che io ho dentro vorrei che fosse ben chiara, che non è una rabbia perché io ho il cuore che funziona al 25% e credo che si veda la stazza che ho, è un cuore che funziona al 25% con i miei 115 kg, vuol dire che dovrei essere 60 kg perché questo cuore potrebbe andare bene. Non è perché mi hanno amputato la gamba, è perché continuano a prenderci per il sedere, continuano a giocare con le nostre vite, ripeto, vite. Non sono solo contenti di fregarti dei soldi, di fare di tutto e di più per stare bene loro e male noi, stanno giocando con le nostre vite. Questa non è solo la mia battaglia. Vi dirò che io questo sabato 2 dicembre, dato che sono sicuro che non si muoverà nulla, e per muoversi nulla vuol dire che aprono le sale, non vuol dire che a me mi chiamano e dicono: Max, vieni, ti opero, e io, Max è felice, contento e se ne va. No, assolutissimamente no. Max entra in ospedale, se gli dicono che le sale sono chiuse, firma e se ne va. Io non mi faccio operare. Io mi farò operare il giorno che so che altra gente come me, che non ha la visibilità che ho io, che non ha il coraggio di gridare, che ha paura di parlare, che è impossibilitata a muoversi di casa per gridare il proprio disagio, ecco, io sto rappresentando loro. Non posso tradire i tanti amici che ho, non posso oggi dire che il politico tizio è un ladro, di tutto e di più, e domani però io sono il primo che mi siedo sul lettino della sala operatoria, che ci frega, a me verranno risolti i problemi, no? Degli altri che mi frega. Voglio dire questo, io te l'ho detto, sabato 2 mi incatenerò ai cancelli dell'ospedale di Albenda. Ora, tirate fuori l'orgoglio italiano, che è un orgoglio spettacolare, e siamo veramente un popolo, se vogliamo, uniti, possiamo ottenere, se no, se ognuno fa una guerra per conto suo, non si porta vince. A nessuna parte. Non vai da nessuna parte. Io sono lì, chiedo agli altri 1200, più o meno, che sono in lista per essere operati, chi per motivi gravi, chi meno, per tutto quello che sia, io sono lì. Se avete il coraggio per una volta, evitate di essere conigli, venite. Tanto la faccia è la mia, la faccia ce l'ho messa io, insieme con Angelo Pallaro, carissimo amico, Giacomo Massone, Mariangela Cerdurro, Gio Barbera, voi Savona News. Di Savona News, Marinelli e pochi altri che mi stanno dando una mano per riuscire ad ottenere quel diritto che mi aspetta. Cioè, io non sto chiedendo, signori, mi dovete portare a Parigi perché c'è una clinica e deve pagare l'ASL. No, io sto dicendo, voglio essere operato. Punto. Ho delle problematiche, ma come ce l'ho io, ce l'ha Tizio, ce l'ha Caio, ce l'ha Sempronio. Cioè, io mi domando, no, ma che cosa vogliamo aspettare per dire basta?